brilla più che mai la stella Mercedes-Benz della concessionaria Rossi. L'azienda, infatti, è stata premiata migliore dealer italiano Mercedes-Benz, classificandosi al primo posto nel contest 2019 istituito dalla casa automobilistica tedesca. Rossi ha infatti rispettato tutti i 21 indicatori chiave previsti, ottenendo così il prestigioso riconoscimento ritirato dai vertici aziendali durante l'annuale convention dei dealer Mercedes-Benz italiani al Museo delle Ferrovie di Portici. È un premio che ha vinto la concessionaria, hanno vinto tutti i nostri collaboratori che si sono impegnati in tutti i settori, perché in questo dealer contest i parametri che sono stati presi a riferimento erano parametri che riguardavano sostanzialmente tutti gli aspetti della gestione della concessionaria. Abbiamo nel 2019 veramente fatto tutto il possibile e questo un po' attesta il risultato di quelle che sono state le nostre azioni. Per noi non può essere un punto d'arrivo, ma deve essere un punto di partenza per motivarci sempre di più a costruire la migliore esperienza cliente. Il contest era un confronto delle diverse organizzazioni su una serie di KPI. Diciamo, i più importanti erano l'organizzazione, il raggiungimento del numero di vendite, l'orientamento al cliente, che era cosa fondamentale per noi, e la gestione economica. Come sottolineato, centrale quindi è stato il lavoro svolto negli ultimi anni di fidelizzazione del cliente e radicamento nel territorio, a partire dalle numerose collaborazioni con importanti realtà del centro Italia, dai golf club allo storico autodromo di Magione, fino alle più prestigiose manifestazioni artistiche e culturali. Le attività di marketing della nostra concessionaria, in particolare quelle di comunicazione, sono sempre state il cuore delle attività orientate al cliente. Quindi in questi anni uno dei nostri assi strategici è stato proprio quello di essere presente proprio nel territorio con tante iniziative. Diciamo, nel contest indirettamente ci sono queste attività, quindi è un po' un ripercorrere tutti questi anni e fare un po' un bilancio e trovarsi primi poi alla fine ti dà quella spinta per voler rimanere primi al di là di qualsiasi poi risultato economico di un'azienda. Ci sono risultati molto molto importanti come questo.